Buonasera, ben ritrovati da Riccardo Borgia con una nuova puntata di Cartellino Verde, dove andiamo ad affrontare le tematiche legate al mondo dello sport, anche sotto un'altra lente di ingrandimento, andando ad analizzare alle volte le questioni legate alla giurisprudenza dello sport e andando ad analizzare gli eventi che accadono sul fronte nazionale ed internazionale. Questa sera parleremo di nuoto e nello specifico andando prima ad analizzare come sono andati questi europei di nuoto e poi andando invece ad analizzare dal lato giurisprudenziale e di regolamenti la questione legata che ha sollevato anche, devo dire, molte polemiche della nuotatrice Lia Thomas, la nuotatrice transgender che ha partecipato appunto a delle competizioni natatorie e per questo insomma si è sollevato qualche discussione. Lo andremo a fare con un avvocato che è in collegamento Skype. La vado a salutare, l'avvocato Sabrina Peron. Buonasera, avvocato. Buonasera a voi e grazie dell'invito. Si figuri. Ecco, avvocato, io partirei, diciamo, prima poi di introdurre l'argomento principe da questi europei di nuoto che hanno visto l'Italia primeggiare come mai fatto forse negli ultimi anni con tanti ori e soprattutto tanti ori in tante discipline. Ci faccia un recap di questi europei. Beh, diciamo che l'Italia nel medagliere ha brillato in tutte le discipline, sia in piscina che quello che a me piace tantissimo sono le acque libere, il nuoto di fondo. E a me devo dire che emoziona sempre tantissimo vedere l'Italia che, come anche ha detto Ceccon, no? Nell'intervista che ha recentemente rilasciato, vedere l'Italia che dà filo da torcere al resto del mondo, insomma, è stato per me davvero entusiasmante vederla così forte, così solida, davvero in tutte le discipline, sia nelle categorie maschili che femminili, insomma, bellissimo. Poi Ecco, io ripeto, amo avvocato, molto di io più. mi perdoni, ma glielo devo chiedere chiaramente da ex atleta e da nuotatrice di acque libere. Ricordiamo che lei, se non sbaglio, è la prima atleta che ha attraversato la Manica, se non sbaglio, a nuoto. E diciamo, le chiedo la differenza sostanziale chiaramente tra piscina ed acque libere è chiaro a tutti, ma abbiamo visto per esempio quello che è accaduto, no? Nella 15 chilometri in acque libere. Ecco, lì cosa accade? Cioè le comunicazioni, come avvengono? Beh, sì, ci sono stati altri atleti italiani che hanno attraversato la Manica, non so, sono in buona compagnia, non numerosa, ma sono in buona compagnia. E lì nella 25 km, sostanzialmente c'è stato, da quello che ho capito io, leggendo i giornali e vedendo la gara, un fraintendimento tra i giudici di terra e i giudici di mare, perché nelle gare di acque libere ci sono sempre dei giudici anche in acqua che accompagnano i nuotatori e che verificano il rispetto delle regole. Il mare si era alzato, ma è così perché nel nuoto di fondo è così, non sono le acque ferme della piscina, sono le acque del mare o comunque dei laghi, e quindi sono soggette alle variazioni meteorologiche. Il mare si era alzato, i giudici che erano in mare hanno ritenuto che le condizioni fossero pericolose sia per gli atleti che per gli accompagnatori e per i giudici che erano lì, e quindi hanno ritenuto di dover interrompere la gara. I giudici non si sono coordinati bene con i giudici di terra e lì è successo, insomma, quella confusione di cui poi hanno parlato tutti i giornali che si sono Ecco, mi occupati di perdoni questi la parentesi, ma chilometri. chiaramente da esperta del settore glielo volevo chiedere. Parliamo dell'argomento principe, appunto, di questa Sì. nostra chiacchierata, ovvero è stata, diciamo, una prima volta, no? Quella
che ha riguardato Lia Thomas, perché è stata comunque la prima nuotatrice dichiaratamente transgender a vincere comunque un europeo di nuoto. Ecco, se ci può riassumere la vicenda che ha coinvolto la nuotatrice che vediamo appunto nelle immagini e appunto capire anche come si è arrivato, cosa è accaduto nello specifico. Sì, Lia Sgendas è una nuotatrice appunto transgender che è studente dell'Università della Pennsylvania e in America, cioè negli Stati Uniti, c'è questa associazione che è la NCAA, che è questa associazione che organizza questi eventi sportivi per studenti dei college e delle università statunitensi e canadesi. Si tratta di competizioni di elite alle quali spesso sono legate borse di studio per gli studenti più meritevoli. E come noi sappiamo, le università in America hanno delle rette che sono altissime, quindi le borse di studio sono essenziali. Lia Thomas a marzo del 2022 ha vinto questo campionato della NCAA vincendo nei 500 yards stile libero. 500 yards sono più o meno 450 metri. E questa sua vittoria, diciamo, si è inserita nel dibattito, più che dibattito, nella polemica furibonda che era già in corso e con la sua vittoria infuriato ancora di più, che riguardava l'inclusione o meno delle atlete transgender nelle competizioni femminili, perché da una parte, diciamo, quelli contrari a Lia Thomas, diciamo la fazione contraria a Lia Thomas, ha subito osservato che Lia Thomas aveva avuto un ingiusto vantaggio competitivo rispetto alle altre atlete, rimarcando il fatto che quando gareggiava nella categoria maschile come uomo, non era mai in vetta alle classifiche e che quindi c'era stata questa scalata nelle classifiche nel momento in cui gareggiava nelle classifiche femminili come atleta transgender, come atleta donna transgender. E invece, diciamo, la fazione favorevole alla partecipazione di Lia Thomas osservava come sì, è vero che Lia Thomas aveva vinto, ma non aveva battuto alcun record, ad esempio, non aveva battuto il record, era ben lontana dal record della Ledecky della medesima distanza che aveva rotto la Ledecky nel 2017, e che inoltre nelle altre gare la Lia Thomas, comunque, non so, nei 100 stile libero era arrivata ultima, nei 200 era arrivata quinta, quindi non aveva fatto prestazioni eclatanti. Certo è che questa vittoria ha suscitato tantissime polemiche alle quali Lia Thomas ha cercato un po' ha evitato insomma di rispondere, di rilasciare troppe interviste, e mentre dall'altra parte, come dire, le sue abitudini anche all'interno degli spogliatoi sono state scandagliate in modo munizioso tramite, diciamo, fughe di notizie insomma sulle sue abitudini, così che in qualche modo sono state ritenute in violazione a quella che è la sua privacy, la sua riservatezza, la sua Certo. dignità e così via. Quindi le polemiche su Lia Thomas purtroppo ancora infuriano. Ecco, avvocato, io invece vorrei chiederle, no, per quanto riguarda il regolamento, staccandoci un po' dalle polemiche anche fini a se stesse, perché il 19 giugno 2022 la FINA ha stabilito comunque delle regole per quanto riguarda la partecipazione a grandi eventi internazionali, appunto, degli atleti transgender nelle categorie sia maschili che femminili negli sport acquatici. Ecco, se ci può intanto illuminare, raccontare la genesi di questa disciplina, poi andremo chiaramente a snocciolare parte del regolamento. Sì, nasce, diciamo, questo regolamento quando nel novembre del 2021 il Comitato Olimpico Internazionale pubblica un documento che è noto al pubblico come il IOC Framework, nelle quali viene richiesto alle varie federazioni internazionali di elaborare dei criteri di inclusione a queste gare di elite
di atleti che indipendentemente dal loro sesso o dai tratti legati col loro sesso si identificano come donne. Questo York Framework si articola in 10 punti che in estrema sintesi rimarcano molto il concetto di inclusione, di non discriminazione e di prevenzione del danno, osservando anche come spesso gli atleti transgender, soprattutto le donne transgender, negli ambienti sportivi abbiano dovuto affrontare delle situazioni di aperta ostilità, di discriminazione, di abusi sulla loro salute, sulla loro privacy e così via. In risposta a questo documento, nel gennaio del 2022, quindi pochi mesi dopo, la Federazione Internazionale di Medicina dello Sport e la Federazione Europea delle Associazioni di Medicina dello Sport pubblica un documento congiunto nel quale viene criticato il documento del CIO perché si dice, ma nella parte in cui non ha preso in debita considerazione gli aspetti medici, biologici e scientifici degli atleti transgender. In particolar modo lo criticano nella parte in cui non ha sufficientemente, a loro dire, valutato i vantaggi competitivi che possono avere atleti con elevate concentrazioni di testosterone. Ed è in questo contesto, quindi, di questo incoraggiamento da parte del Comitato Olimpico di adottare delle linee guida e di queste osservazioni critiche da parte della Federazione della Medicina dello Sport, che la FINA istituisce quindi un gruppo di lavoro per elaborare delle linee guida, gruppo di lavoro che si articola a sua volta in 3 sottogruppi. Il gruppo dedicato agli atleti, quello dedicato appunto alla medicina e alla scienza e il gruppo, diciamo, legale, legato allo studio sui diritti umani. Il risultato di questo lavoro poi sfocia nelle linee guida di cui lei diceva, che appunto sono state presentate il 19 giugno a Budapest, il 19 Ecco, giugno però diciamo 2022 a alcune Budapest. di queste poi anche qui sono state criticate, no? Anche perché diciamo che da queste si evince come le donne transgender quindi non possano partecipare a eventi d'elite, d'estrema elite. Sì, questa è la critica che è stata mossa a queste linee guida, perché mentre per quanto concerne la categoria maschile, le linee guida consentono di partecipare gli atleti transgender da donna a uomo che si sono sottoposti a un trattamento di testosterone o altre comunque sostanze anabolizzanti, ottenendo semplicemente un'esenzione per uso terapeutico in conformità alle regole antidoping della FINA. Per quanto riguarda la categoria femminile, le regole sono, i criteri, diciamo, per competere sono più articolati e sono quelli che hanno dato luogo a polemica. Da un lato, viene ammessa la possibilità di partecipare a quelle atlete che hanno iniziato un trattamento ormonale di transizione da donna a uomo, ma poi l'hanno interrotto e possono provare che la durata complessiva dell'uso del testosterone non è stata superiore ad un anno e che i livelli sono tornati nella normalità. L'altra categoria, che è quella appunto delle grandi polemiche, è quella che ammette le atlete transgender da uomo a donna, ma solo se possono provare di non aver sperimentato forme di pubertà maschile oltre prima dei 12 anni di età o comunque oltre il livello della cosiddetta Tanner Stage 2. La Tanner Stage è una scala, diciamo, di misurazione dello sviluppo della sessualità che si articola in 5 livelli e il livello 2 è il livello legato alla pubertà.
Per cui si viene richiesto alle atlete transgender donna di provare una totale insensibilità agli androgeni, che quindi hanno reso impossibile forme di pubertà maschile, oppure di non aver sperimentato forme di pubertà maschile oltre la Tanner Stage 2, Ecco, e mantenendo un livello basso di testosterone. certo, ecco, però Questo è. diciamo che ha avvocato le principali poi, no, critiche sia per quanto riguarda poi la vittoria di Lia Thomas, sia per quanto riguarda anche le altre atlete transgender, ma soprattutto queste linee guida sono relative chiaramente alle pari opportunità, diciamo, e soprattutto alle pari condizioni, no? Diciamo che la domanda quindi sorge spontanea, cioè nello sport d'elite è meglio prediligere la chiaramente parità di condizione o comunque l'inclusività o viceversa, chiaramente, perché sostanzialmente il nodo poi di discussione è questo, cioè in molti dicono se un atleta transgender, prima uomo e poi donna, partecipa magari a una competizione femminile, è più avvantaggiata in determinate competizioni, come può essere il nuoto. Prima vedevamo ad esempio il sollevamento pesi. Ecco, è questa sostanzialmente la domanda di discussione maggiore. Sì, diciamo che la domanda è discussione maggiore, ma anche dove c'è la maggiore polemica, Sì. nel senso che quello che emerge dalle linee guida della FINA e quello che viene detto, insomma, dalle commissioni medico-scientifiche è che le atlete transgender, avendo intrapreso questa terapia ormonale, che sicuramente riduce la massa muscolare, la massa corporea magra, la forza, il livello di emoglobina e così via, però mantengono, dicono questi studi che sono stati fatti, delle differenze, rispetto alle atlete, donne, cisgender. Per cui si dice, questi atleti hanno un vantaggio competitivo. Quello che invece viene detto stando dall'altra parte è che non ci sono evidenze medico-scientifiche sufficienti, cioè viene contestata la circostanza che gli studi scientifici che sono alla base di queste linee guida sono stati fatti su un campione di atleti molto, molto ristretto e quindi non significativo, e che su tale campione ristretto, peraltro, gli studi non si sono prolungati per un tempo sufficientemente ampio, per cui vengono contestate le risultanze scientifiche. Chiaro. Allora lei capisce che, essendo la scienza, facendo da punto di equilibrio su questa cosa, perché dal punto di vista scientifico si vuole evitare che determinati atleti possano avere un vantaggio competitivo rispetto ad altri atleti. Dall'altro lato c'è la necessità altrettanto di pari importanza, a mio avviso, di rispettare delle regole sia di inclusione che di non discriminazione di tutti gli atleti alle discipline sportive. Poi, Certo, come anche osservava perché lei. poi abbiamo visto le immagini, no? Anche di Tokyo, ma molti appunto criticano questo, cioè sullo sport d'elite si ragiona su millesimi, su tempi infinitesimali e quindi diciamo serve comunque trovare un equilibrio, no? Tra le due cose. Per diciamo concludere poi la nostra chiacchierata, secondo lei, avvocato anche dal lato della giurisprudenza sportiva, quale potrebbe essere comunque il punto di equilibrio, diciamo così, tra le due istanze, tra i due mondi? Ma guardi, non saprei, secondo me il punto di equilibrio, secondo me in questa materia c'è tantissima polemica, ma poco dibattito costruttivo. Nel senso, ci sono posizioni abbastanza faziose da una parte all'altra che, più che dialogare, sembra un dialogo tra Diciamo sordi. posizioni estreme.
tra le due. Esatto, sì, senza capacità di dialogo. A mio avviso, invece, va in questo momento dove appunto le regole devono, insomma, devono in qualche modo ancora adesso consolidarsi, sono state enunciate, sottoposte a forti critiche, più che considerarle sacrosante, bisognerebbe, come dire, ascoltare le critiche da una parte all'altra per cercare di trovare una soluzione che sia condivisa nel rispetto, come dicevo, di tutte queste istanze che sono a mio avviso tutte sacrosante, cioè di evitare vantaggi competitivi, rispettando però l'inclusione di tutti gli atleti e la non discriminazione. Quindi probabilmente va fatta ulteriore ricerca scientifica, indubbiamente, viste le critiche che sono state fatte e considerato che anche gli studi scientifici spesso, insomma, sono stati smentiti e possono trovare altre soluzioni e così via. Quindi questo dubbio sulla scienza, in qualche modo deve essere tolto facendo ulteriore Certo. ricerca in materia. Questa è un po' la mia posizione. E tra l'altro ricordo che, ad esempio, quando nel 1928, quando finalmente nelle Olimpiadi del 1928 l'atletica venne aperta alle donne, no? Si instaurò la categoria Sì. femminile, le critiche, le polemiche che anche in quel caso scoppiarono, furono tantissime, proprio si centrarono sulla eccessiva mascolinità del corpo delle donne, per cui si diceva, ma in realtà non sono donne, sono uomini, sono, no? Per cui questo argomento in qualche modo non è estraneo alla storia dello sport, ecco, per cui va cercato, a mio avviso, un dialogo. Certo, un Poi dialogo e l'esito non lo soprattutto so. magari un aggiornamento, no? Passando dal 1928 al 2022. Io Sì. la ringrazio, avvocato, per la chiacchierata e soprattutto anche per quello che ci attende, no? E per gli aggiornamenti sicuramente sulla giurisprudenza sportiva che va appunto aggiornata, chiaramente, viste le ultime, ecco, istanze e vicissitudini dello sport d'élite. Grazie e buon lavoro. Grazie a lei per l'invito e buona serata a tutti. E appunto ringrazio l'avvocato Sabrina Peron per aver parlato con noi e chiarito anche molti punti di discussione e anche di critica per quanto riguarda la partecipazione di atleti transgender a le gare, agli sport d'élite come appunto il nuoto, il sollevamento pesi, ma anche del resto l'atletica. Cartellino Verde torna la prossima settimana con nuovi aggiornamenti e soprattutto nuove notizie e nuovi spunti di discussione. Vi lascio alla nostra programmazione. Un saluto e una buona serata da Riccardo Borgia.